Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. La mia opinione è molto chiara, cioè oggi Berlusconi giustamente dice non rinnego le mie amicizie. Nessuno chiede di rinnegare quelle amicizie, anche perché devo dire che quel tipo di dialogo nella storia di questo paese, ma anche nella storia dell'Occidente, hanno avuto una funzione fondamentale, penso a Pratica di Mare. Il tema non è rinnegare le proprie amicizie, al di là che sono audio strappati in un contesto, e chi conosce Berlusconi sa che il discorso, ma non è una giustificazione, è che se un leader come Silvio Berlusconi dice un'affermazione di questo genere, anche se ai suoi gruppi parlamentari, e bisogna avere il coraggio di dire che in questo momento preciso storico, mentre dei droni kamikaze distruggono le altalene, i palazzi di Kiev, eccetera, sono assolutamente sbagliate e inopportune. Non è questione di rinnegare un'amicizia, ma è questione assolutamente di dire che senza se e senza ma il prossimo governo, ma anche qui non c'è dubbio, Conte adesso ci fa la lezione, non c'è dubbio che la storia di Forza Italia, la storia di Berlusconi e la storia di Antonio Tajani è una storia di atlantismo, europeismo senza discussione. Detto questo, poi Giorgia Meloni ieri ha fatto bene a dire che il governo nascerà con l'unità della coalizione, con una posizione chiarissima, senza se e senza ma, sull'atlantismo, sull'europeismo e a favore dell'Ucraina. Poi si passerà dagli audio rubati alla possibilità di dire voto la fiducia o non la voto, collaboro o non collaboro, con un nota bene che io dico a tutti noi del centrodestra: dopo 10 anni gli elettori italiani, dopo 10 anni, hanno deciso di ridare fiducia con forza alla politica, cioè hanno detto tu devi governare con una maggioranza politica e tu devi stare all'opposizione. Non è che se perdiamo questa scommessa la perde Giorgia Meloni, Maurizio Lupi può arrivare allo 0%, o Forza Italia o Silvio Berlusconi. La perdiamo tutti, tutta la politica la perde. Poi non lamentiamoci se arriva Mandrake, Superman, il tecnico, il commissariamento. Quindi il governo di centrodestra nascerà con senso di responsabilità e serietà, e credo che anche queste fibrillazioni all'interno di Forza Italia finiranno. Allora, fatemi dare il buongiorno a chi in questi giorni...